Dell'incredibile successo di Forza Venite Gente, il musical made in Italy che detiene il record di permanenza in cartellone sulle piazze nazionali ininterrottamente da un anno e mezzo, si sono accorti anche in America. Un impresario di Broadway vuole acquistare i diritti d'autore di questa colorata e luminosa storia di quadri musicali che esalta il mistico cammino di San Francesco d'Assisi. Una ventina di attori, cantanti, ballerini si identificano con altrettanti personaggi e simboli, riportandoci nell'antichità del 200 con l'intento di ripercorrere la traccia storico-religiosa lasciata dal poverello, figlio di un ricco mercante umbro. Rispondi, te lo dato o non te lo dato? Fa quelli, sì o no? Te lo dato. Allora, dove me manderesti? All'inverno. E perché? Perché voi pesate troppo. E se andate in paradiso cascate subito giù. È Francesco, appunto, che dopo aver trascorso una gioventù dissipata, a 25 anni decide di rinunciare ad un'esistenza priva di interessi spirituali per sostituirla con una insopprimibile vocazione al bene. E diviene allora itinerante messaggero di pace, portando la sua parola attraverso strade e paesi della terra e predicando umiltà tra uomini, cose e persino animali. Per lui diventano tutti fratelli, fratello sole, sorella luna, frate lupo, sorella pianta. La versione scenica di questo raffinato affresco celebrativo, che si replica al Tenda a Strisce di Roma, è di una affiatata compagnia guidata dall'autore regista Mario Castellacci. Penso che il successo sia dovuto al fatto che questo è uno spettacolo giovane, direi addirittura uno spettacolo bambino, nel senso che fa presa su quella parte di bambino che è rimasta nostro malgrado, diciamo, perché il mondo non ce lo consente, in ognuno di noi. E quindi questo libera una speranza, non so, un senso di fiducia. È un fenomeno che ha sorpreso anche noi. Non credevamo che la gente avesse ancora tanto bisogno di candore. Quindi è uno spettacolo scandaloso in questo senso, perché pone un tema che era trascurato da molti anni. Tra gli interpreti ricordiamo Silvio Spaccesi, Oreste Lionello, Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis, Anna Maria Bianchini, Bruna Ferri e Max, la giovanissima voce dell'angelo giunta dalla lontana Australia. Per lui sono scesso tra queste contrade soltanto per lui.